cambia una decina di scuole all'anno e io una settimana prima di arrivare nella piazza nuova, nella città nuova, vado in segreteria della scuola, all'ufficio alunni e faccio l'iscrizione provvisoria. Una vita normale, quella degli spettacolisti viaggianti, famiglie che pur viaggiando da una città all'altra con le loro carovane e i loro mestieri, riescono a far frequentare le scuole ai loro figli in maniera costante e continuativa, a far frequentare loro il catechismo e a farsi a loro volta una famiglia. A raccontarci la loro vita, Cinzia e Lorenzo Bardini di Bergantino, un paese della provincia di Rovigo, conosciuto nel mondo proprio per le produzioni industriali di giostre. Circa metà paese o le fa o le porti in giro per l'Italia e per il mondo. Dopo ci sono anche fabbriche a livello mondiale che le costruiscono. Una fabbrica che costruisce questi caravan qui. La storia di una famiglia normale, di un uomo e una donna che si sposano e hanno dei figli che poi frequentano la scuola e ricevono i sacramenti, il tutto tra un Luna Park e l'altro. Il rapporto con la gente dei fissi e poi il racconto e le esperienze dei proprietari dei vari mestieri che abbiamo incontrato al Luna Park di Udine, questa sera nello speciale Storie di famiglia, noi, la gente del viaggio.